Roberto Beraldo, presidente dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Venezia da circa 2 anni. 100 anni di professione, il 2023 è il centenario della professione, un secolo di attività professionali, in occasione del quale il nostro ordine ha deciso di bandire una borsa di studio per un giovane ricercatore che si occuperà di tracciare il percorso attraverso questo secolo di storia, attraverso il quale la professione di architetto è cambiata negli anni. È una professione che durante il ventennio fascista ha assunto ruoli molto importanti nel cambiamento della città, nella costruzione delle città, nella costruzione delle città di fondazione che tutti noi conosciamo. Poi negli anni successivi alla guerra la professione di architetto è stata chiamata a rispondere ai bisogni dell'Italia che doveva essere ricostruita, che aveva i bisogni primari di abitazione. Poi abbiamo avuto la grande stagione politica ideologica degli anni 70, degli anni 60, per cui gli architetti hanno partecipato alla scena politica costruendo ruoli sempre più articolati e complessi. È passato un secolo e il senso della professione di architetto è cambiato, ma ciò che conta è il ruolo sociale che la professione di architetto continua ad avere, e l'importanza di questa professione è anche denotata dal fatto che l'Ordine degli Architetti è passato ad ascrivere anche le professioni di pianificatore, conservatore, paesaggista. Questo a indicare la necessità di un approccio sempre più multidisciplinare al progetto che cambia la vita dei cittadini, la vita delle persone, e tramuta in forme, spazi, materiali, edifici, le aspettative della società civile. Quindi questo ruolo è rimasto inalterato e l'architetto ha questa capacità, per formazione, per conoscenze tecniche, di gestire processi molto complessi che tengano insieme discipline articolate come quelle impiantistiche, strutturali, ma anche di altro tipo. Quindi l'architetto ha una visione d'insieme e la sua grande capacità, quella che mantiene inalterata ancora oggi, è questa capacità di visione del futuro, di visione di scenari futuri che consentano alla società di civile di abitare questi scenari riconoscendosi in queste città. Il grande obiettivo di oggi, comunque, dopo un secolo di professione, è riuscire a costruire, a pianificare città che siano davvero di tutti, siano davvero inclusive e che appartengano a tutte le persone, a tutte le fasce di popolazione e a tutti i generi di popolazione. Gli architetti devono avere questo obiettivo, non essere in grado di ascoltare i cittadini, di ascoltare la politica e di tramutare in progetti che siano inclusivi, belli e sostenibili, come l'Europa ci chiede di fare, per costruire questi progetti nelle nostre città, volevo dire. Credo che la professione di architetto abbia ancora un lungo futuro e mi auguro che tra un altro secolo un'altra persona come me dirà le stesse cose sul ruolo sociale degli architetti.